Ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signore, miei signori, quelli veri, quelli gobbi, biancolieri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno mentre si viaggia. Andiamo avanti perché dobbiamo rialzarci, perché è molto importante. Noi siamo gobbi, noi siamo bianconeri, noi siamo quelli che apparteniamo alla vecchia signora. Noi non siamo cartonati che non ci rialziamo più. Noi siamo la Juve e dobbiamo rialzarci, perché dopo ogni batosta bisogna rialzarsi. Prima però voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale YouTube BJ24 Live, iscrivetevi, attivate la campanellina così i miei video vi arriveranno sempre live. E mi raccomando che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel like, un bel mi piace, perché io sono passion. Prima però la sigla. Bianco che abbraccia il nero. Cari fratelli bianconeri, cari fratelli bianconeri, lo so, è dura dire andiamo avanti, è dura guardare avanti, è dura dopo questo 3-0 brutto, perché lo so che è brutto. Ci aspettavamo tutti la qualificazione forse, perché, come dire, ogni tifoso si aspetta sempre dalla propria squadra il passo avanti. Loro non l'hanno fatto, ma la cosa che mi è dispiaciuto di più è che nessuno dei giocatori, forse a parte Bonucci, si è scusato pubblicamente. Non l'ho fatto neanche Allegri. Nessuno si è scusato, ha detto magari ai tifosi: scusateci della prestazione che abbiamo fatto, scusateci. Scusateci se voi tifosi avete cantato 90 minuti allo stadio. Scusateci se guadagniamo tanti soldi. Scusateci se ci sono giocatori che guadagnano tanto e pretendono tanto e poi facciamo queste prestazioni. Scusateci. Ma va bene lo stesso. Li perdono. Li perdono perché oggi stanno indossando la maglia bianconera. E fin quando indossano questa maglia, il mio è uno sfogo che dura poco, perché non può durare tanto, perché fin quando loro indossano i miei colori che io onoro e voi dovete onorare, è giusto che il nostro sfogo duri 24-48 ore, poi basta. Ora mente al campionato, è dura, lo so, ma dobbiamo farlo. Perché noi siamo la Juve, l'ho detto già, noi non siamo cartonati, che quando non si vince per 10 anni tutti cosa dicono? A me il calcio non mi interessa, a me il certo, quando si perde il calcio lo interessa, quando si vince al primo scudetto tutti in piazza Duomo a festeggiare in piena pandemia, però il calcio loro non interessa, noi invece non siamo così, noi invece dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare che domenica c'è una partita, dobbiamo affrontare la Salernitana, dobbiamo fare 3 punti perché in campionato siamo ancora vivi, perché la Juve è vero che è morta maledettamente mercoledì allo stadio, ma è anche vero che la Juve non muore mai. Mi voglio attaccare anche alla situazione di Massimiliano Allegri, che non mi è piaciuto onestamente, e so, sapete che lo difendo sempre, ma quando ha detto non è che ci chiamiamo Juventus e siamo obbligati a vincere, ma come Massimino, come? Il nostro Giampiero Boniperti cosa ha cantato ad alta voce alla Juve? Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta! Cazzo! E tu mi vai a dire che noi siamo la Juve? Non è che ci chiamiamo Juve e siamo obbligati a vincere? Ma cosa mi dici, Massimino? Cosa mi dici? Ma quante ne devo sopportare dopo il 3-0? Pure questa frase. Pure questa frase, ma ve l'ho detto già, fin quando sono tesserato FC Juventus, il mio deve essere uno sfogo e non arrabbiarmi più di tanto. Devo anzi continuarla a supportare e a sopportare. E non posso fare diversamente, lo dobbiamo fare anche noi. Testa al campionato, ragazzi, testa al campionato e vediamo che succede. Vediamo se era una bella reazione. Vediamo di che pasta sono fatti. Vediamo che è meglio così. Io ancora sono arrabbiato, sono ancora arrabbiatissimo, a me ancora mi manca, e ancora sono senza voce per mercoledì, perché ho fatto 90 minuti di cantare per la squadra e mi è stato dato un bel regalo, come dire, un bel servito. Ora testa al campionato, testa alla semifinale di Coppa Italia e vediamo questo campionato cosa ci regala. Arrivato a questo punto qua,
Sono onesto, lo dico. Ho sperato tanto. Ora non mi fido più di loro. Ora non mi fido più di loro. Non posso fidarmi di loro. Come faccio a fidarmi di loro dopo questo 3-0? Ormai vivrò la giornata calcistica giorno dopo giorno per vedere quello che succede. Quello che succede. Fin quando la matematica in campionato non mi condanna, io sono sempre lì comunque a crederci, pur non fidandomi. E voi direte: tu sei pazzo, ci credi ma non ti fidi. Sono fatto così. Purtroppo dopo il 3-0 è dura. Ma dai ragazzi, allora facciamo così, mettiamoci una pietra sopra, anche se ci vuole un macigno, ma dobbiamo rialzarci per bene. Dobbiamo rialzarci per bene, perché noi siamo la Juve e vediamo queste ultime giornate di campionato di stare vicino alla squadra, se squadra vogliamo chiamarla. Però dobbiamo stargli vicino, perché indosso i nostri colori. Ho sentito di tutto, tante offese rivolte alla squadra, addirittura tante offese rivolte alla Juve. Ragazzi, la Juve non può essere offesa. Non può essere offesa per una sconfitta. Ho sentito offese pesanti, c'è la rabbia. Ma non è che concludiamo niente. Facciamo soltanto poi far ingrassare di felicità i cartonati, perché loro vivono solo esclusivamente delle nostre sconfitte. E mi sono reso conto, perché in questi due giorni voi non sapete quante telefonate mi sono arrivate da interisti a prendere per il culo, perché ovviamente io a loro li gufo e poi loro. Però gli ho spiegato una cosa importante agli interisti. Io gli ho detto: vedete che io godo sia per le mie vittorie, perché sono state tante nella storia della Juve, e poi mi diverto pure sulle vostre sconfitte. Ma voi, dato che non avete avuto mai tante vittorie nella vostra vita, perché avete vittorie cinquantennali, uno ogni 50 anni, vi divertite sulle sconfitte della Juve soprattutto. Ma noi non siamo così, e li devo anche sopportare. Mi telefono, mando messaggini, mi gufano, mi ridono, mi fanno le chiamate e mi dicono se sto cercando ancora la Champions. Ma ci sta, ci sta. Loro sono cartonati, loro sono così, ma io li combattisco, perché se loro non godono per le nostre sconfitte, per cosa devono godere? Quelli sono dei non goduti, sono nati per non godere delle proprie vittorie, dei propri trionfi. Comunque, signori miei, spero che questa mattina vi ha fatto piacere farvi iniziare così e dirvi che dobbiamo rialzarci. La parola d'ordine è rialzarci al più presto possibile. Non mi resta che ricordarvi di seguirmi anche sui miei canali social, Facebook, TikTok e Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche su un'altra bella pagina che si chiama Maglia del Cuore, sempre di Facebook. Mettete mi piace, seguitemi anche in questi canali e mi raccomando l'iscrizione al canale YouTube BJ24 Live. Fratelloni miei bianconeri, non mi resta altro che augurarvi una buona Juventus a tutti. Io vi voglio bene. Ora vado a lavorare, perché è anche giusto così. Mi raccomando, rialziamoci, perché noi siamo la Juve. Vi voglio bene, ossa benedica, me ne vai.